Diamo inizio ai lavori di questa mattinata, una mattinata davvero molto importante, e io ho l'onore e la responsabilità di iniziare questi lavori ringraziando il Centro Elis per aver offerto al municipio, al territorio, questa opportunità di riflessione in occasione dei 90 anni del compleanno di Pierpaolo Pasolini, partendo da un'esperienza, quella di Don Francesco Angelicchio, un'esperienza davvero straordinaria e importante. E per questo, come quinto municipio, nel corso di questi anni, noi abbiamo cercato di valorizzare la casa che lo accolse nel quartiere di Ponte Mammolo. Qualche anno fa questa casa venne messa in vendita nel quartiere di Re Bibbia, a via Tagliere 3, e lavorammo affinché non entrasse nella disponibilità, come delle residenze romane, ma che al contrario diventasse fonte di attenzione da parte delle amministrazioni, con obiettivo farla diventare una casa della poesia.